Questa è la storia di opportunità sprecate. Di come gli uomini migliori di New York abbiano mancato la cattura del killer più sanguinario della mafia, Roy DeMeo. Quello che Henry Ford era per l'industria automobilistica, Roy lo era per gli omicidi. Li progettava e li commetteva con efficienza. Negli anni 70, DeMeo inizia incontrastato a mietere vittime. Se Roy ti uccideva, non ti trovavano più. Si stima che le sue vittime ammontino a circa 200. Roy DeMeo era un vero e proprio serial killer. Non solo li uccideva, ma smembrava i corpi e oltraggiava la loro umanità per sempre. A volte uccideva qualcuno perché era insieme al bersaglio. Andrebbe messo vicino la parola male nel dizionario. La domanda è: perché la polizia e l'FBI non hanno fermato prima Roy DeMeo? Nel 1975, i detective della sezione crimine organizzato di New York fanno una macabra scoperta. È una tranquilla domenica nel Queens. Qui, in un vicolo dietro il mercato delle carni Pantry Pride, la polizia scopre i resti di un giovane uomo, chiusi in diversi sacchi della spazzatura. La vittima è Andre Katz, un piccolo criminale. Andre Katz era un ladro di macchine davvero molto abile e forniva auto alle carrozzerie e anche ai rivenditori di macchine usate. Katz proviene da quella che all'epoca è la parte pericolosa della città, il distretto Canarsie di Brooklyn. Negli anni 70, Canarsie è l'epicentro dei furti d'auto. È famigerato per autoricambi, officine e sfasciacarrozze. All'epoca, molte officine sono specializzate nel cannibalizzare auto rubate, fatte a pezzi per i ricambi. Ma come dimostra il ritrovamento del corpo di Katz, qualcuno ha fatto a pezzi più che semplici macchine. Nessuno si rende ancora conto che quella scoperta è il primo indizio di una delle ondate di crimini più scioccanti di sempre, iniziata da uno degli assassini più sanguinari della mafia, Roy DeMeo. La vita di Roy DeMeo sarebbe potuta essere molto diversa. Sua madre lo vorrebbe medico. Uno zio è un affermato procuratore, un altro uno scienziato forense. Ma Roy DeMeo non ha mai mostrato certi talenti. Dopo un inizio come fattorino e apprendista macellaio, alla fine decide di dedicarsi al crimine. A fine anni 60, Roy DeMeo ha già una brillante carriera. È un abile teppista di strada e trafficante. Ma DeMeo vuole di più. Sogna di diventare un uomo d'onore, membro a tutti gli effetti di una famiglia criminale mafiosa. E presto ottiene ciò che ha sempre avuto. Un giorno riceve una telefonata. Qualcuno vuole un incontro. La chiamata arriva da questa casa. È l'abitazione di Nino Gaggi.
Gaggi è un capitano della mafia nella famigerata famiglia Gambino di New York. Fu introdotto nell'operazione da Nino Gaggi, che lavorava per Paul Castellano, il capo della famiglia Gambino. I Gambino sono una delle famiglie più potenti fra le cinque che gestiscono la malavita di New York. Per De Meo è un onore. Un incontro con Nino Gaggi può aprirgli la strada per diventare uomo d'onore. Gaggi pone De Meo al livello più basso della scala mafiosa. È un affiliato e lavora in società con Nino in diversi progetti per arricchirsi a vicenda. Gli interessi di De Meo riguardano strozzinaggio, gioco d'azzardo, furti. Il matrimonio inizia bene. De Meo espande il suo giro di strozzinaggio e presto fa ciò che i boss amano di più: incassa montagne di soldi. Ma De Meo è più di un semplice strozzino, è un imprenditore. Presto adocchia altre aree della criminalità, come la pornografia. In questo periodo la pornografia hardcore è illegale. Alcuni boss, compreso quello dei Gambino, la disapprovano. Ma per De Meo è un'opportunità troppo buona per non essere colta. Nino Gaggi chiude un occhio per un semplice motivo: gli introiti sono eccellenti. Per aiutare gli affari, De Meo si circonda di un gruppo di criminali specializzati che diventa noto come la squadra De Meo. Ciascun membro ha la propria area di competenza. Fra di loro c'è Chris Harvey, alias Chris Rosenberg, un 24enne dal carattere violento, che ama auto veloci e droghe. Chris idolatrava Roy, voleva essere come lui ed entrare nella mafia. Freddy di nome è il loro autista per le fughe. Freddy era un pilota di auto da corsa e un ladro. Poteva sfuggire a qualunque inseguimento. Altri due membri della squadra sono Joey Testa e Anthony Center, così affiatati da essere soprannominati i gemelli. La squadra è una curiosa combinazione di personaggi che hanno in comune l'ammirazione per De Meo. Lo consideravano una figura paterna, in grado di tenerli tutti quanti in riga. Roy era la figura paterna, il mentore e il loro capo. La gang frequenta un bar di Flatlands Avenue, Brooklyn. Oggi è una chiesa, ma in quel periodo si chiama Gemini Lounge, ritrovo e base operativa della squadra. Il Gemini Lounge era un locale di quartiere, non una discoteca, ma un bar molto tranquillo dove chi tornava dal lavoro poteva farsi un goccio. L'unica particolarità è che il proprietario era Roy De Meo. Dalla sua base al Gemini Lounge, De Meo inizia a espandere le sue operazioni criminali. Roy era un imprenditore. Cercava nuovi modi per espandere i suoi affari e lo faceva in maniera eccellente. Nel 1972 ottiene un risultato straordinario per un criminale in carriera. Entra nel mondo della finanza e viene eletto nel consiglio di amministrazione di una piccola banca, la Brooklyn Credit Union. Entrò grazie a Nino per poter riciclare denaro sporco.
Ma De Meo non si ferma qui. Vede l'opportunità di rubare denaro, oltre che riciclarlo. Quindi Roy organizzò il riciclaggio, ma poi fece un altro passo. De Meo inizia a sottrarre denaro, saccheggia il capitale della banca e convince altri consiglieri a fare lo stesso. Quando finisce, l'istituto è in bancarotta. L'operazione frutta a lui e a Nino Gaggi centinaia di migliaia di dollari. Il collasso di una banca, per quanto piccola, potrebbe essere un disastro per De Meo. Perché l'FBI e il fisco iniziano a indagare sul fallimento della Credit Union. Ma Gaggi e De Meo si sono già tirati fuori. E non ci sono prove contro di loro. Risultato? Sono liberi. Se ne andarono e basta. De Meo riesce a eludere le autorità. Ora crede di farla franca con qualunque cosa. Perfino l'omicidio. Nel 1973, Roy De Meo ha 31 anni. Il suo giro di pornografia ha successo, ma pensa di poter fare ancora meglio. Poi, uno dei suoi soci in affari, Paul Rothenberg, viene arrestato. Con Rothenberg sotto pressione, Roy De Meo teme che possa rivelare il suo ruolo nell'operazione, quindi decide di passare all'azione. Nel luglio del 1973 organizza un incontro con Rothenberg in una zona deserta della città. È il suo primo omicidio. L'esecuzione lo cambia. Scopre che uccidere gli dà potere. Ora non esiterà a uccidere ancora, ogni volta che gli si presenterà un ostacolo. L'opportunità di commettere altri omicidi si presenta presto, a causa dell'interesse crescente di De Meo per un altro affare redditizio, il furto d'auto. La squadra di De Meo fa affari d'oro nel settore. Erano molto efficienti, rubavano da 17 a 20 auto a notte. A New York si possono fare montagne di soldi. Spesso un'auto vale di più per i ricambi che come veicolo intero. E ognuno aveva un ordine. Ognuno sapeva il proprio compito. Le auto vengono rubate dalla squadra, poi ricevono un nuovo numero di telaio o fatte a pezzi nelle officine di Canarsie. Non rubavano auto qualunque. Sapevano esattamente quale rubare. Qualcuno voleva una Jaguar, qualcun altro una Porsche. Rubavano l'auto che gli ordinavano, il modello, l'anno. E se hai un'auto di lusso, ti servono i ricambi. Così la squadra le faceva a pezzi e vendeva i ricambi. Era un affare molto redditizio. È all'apice di questa operazione che il ladro d'auto e socio di De Meo, Andrei Katz, si mette nei guai con la polizia. Andrei fu arrestato per droga. E loro temevano che spifferasse tutto. Temendo che Katz parli troppo, De Meo consulta il suo mentore, Nino Gaggi. Così, dopo una riunione tra Roy e il suo capo Nino Gaggi, l'ordine fu quello di uccidere Andrei Katz.
De Meo prepara un piano elaborato. Katz viene attirato in trappola da una complice. Gli misero un sacco intorno alla testa e lo trascinarono in un'auto. Poi De Meo e la sua squadra portano Katz al mercato delle carni Pantry Pride nel Queens. Ma stavolta De Meo fa qualcosa di diverso. Ispirato dalla zona, mette in pratica il suo apprendistato di macellaio. È così che Andrei Katz finisce a pezzi in diversi sacchi per l'immondizia. E poi uscirono i titoli su questo corpo smembrato ritrovato sul retro del Pantry Pride. Fu uno shock, un pezzo sembrava un quarto di agnello e invece era la coscia di Andrei con il suo tatuaggio. L'avevano avvolto nella carta da macellaio e buttato nel bidone per gli scarti dietro al Pantry Pride. Infatti De Meo commette un errore. La spazzatura non viene ritirata durante il weekend. Ma De Meo la fa franca di nuovo. L'indagine del 1975 sull'omicidio di Katz non scopre nessun coinvolgimento della gang. Nessun testimone si presenta. Non ci sono prove incriminanti. Per il detective della omicidi in pensione Joe Wendling, il motivo è che Katz è un tipo sbagliato di vittima. Quando viene ucciso un negoziante c'è sgomento, ma quando la vittima è un criminale non c'è molto dispiacere. Non interessa a molti, tranne agli investigatori. Per me rappresentava un grosso errore. Andavo sempre dal mio capo e a volte ero costretto a pregarlo in ginocchio perché mi desse il permesso di indagare oltre. Ora, Roy De Meo inizia a prendere gusto agli omicidi. Roy De Meo era uno degli individui più perversi e spietati che abbia mai incontrato. Lo smembramento è usato di rado dalla mafia, ma per De Meo diventa una firma. Non aveva rispetto per la vita umana, non rispettava nessuno, tranne se stesso. Andrebbe messo di fianco alla parola male nel dizionario. De Meo pensa che chiunque possa essere fatto sparire. Facevano il corpo a pezzi, incartavano questi per bene e li gettavano nei cassonetti. I cassonetti vengono svuotati e il loro contenuto arriva all'immensa discarica di Fountain Avenue a Brooklyn. Tutta la spazzatura di Brooklyn e del Queens arrivava lì. E la discarica di Fountain Avenue aveva un'area dedicata agli scarti della carne, che veniva subito coperta di terra con i bulldozer. Quindi, se butti qualcosa lì, non la trovi più, mai più. Era perfetta. Iniziano a sparire sempre più persone. Era scomparsa tanta gente e non l'abbiamo più ritrovata. Questi uomini uccidevano le persone e i loro corpi sparivano per sempre. Oggi la discarica è stata ricoperta e bonificata. E si sa poco sul numero di cadaveri portati qui da De Meo. Oltre a usare la discarica, la squadra fa sparire i cadaveri anche in un altro modo. Gettavano molti cadaveri nell'Oceano Atlantico, imbustavano i pezzi e li buttavano in mezzo all'oceano. De Meo diventa sempre più abile nel suo lavoro.
È così efficiente che perfino il boss della famiglia, Paul Castellano, gli assegna compiti da sicario. Ha scoperto che il suo genero tradisce sua figlia. Uno dei cadaveri era il genero di Paul Castellano. Sua figlia ebbe un aborto spontaneo per colpa del tradimento. E Paul disse a Demeo di ucciderlo. Anche stavolta il corpo non verrà mai ritrovato. Sorprendentemente, malgrado tutte le sparizioni, la polizia non riesce a delineare uno schema, tranne un uomo. Il detective Joe Wendling. Wendling e il suo collega John Murphy notano qualcosa. Tutti gli omicidi sono collegati al mondo dei furti d'auto. Un informatore mi disse di far caso al numero di ladri d'auto scomparsi. Forse li facevano a pezzi. Per questo non li trovavamo. Ma nonostante l'intuizione, nessuno prende provvedimenti. In pochi condividono la voglia di Wendling di indagare. Infatti, le forze della legge e dell'ordine sono in crisi. Il tracollo finanziario provoca il blocco delle assunzioni in polizia. Il morale è basso e la fiducia del pubblico è scesa ai minimi termini. L'unità contro i furti d'auto è oberata e l'FBI non è interessata ai reati locali. Quindi è un momento d'oro per Demeo. Senza ostacoli davanti a sé, la sua organizzazione ruba oltre 100.000 auto a New York City nel solo 1974. Nessuna zona del paese è al sicuro dai furti d'auto. Colpiscono chiunque. Le grandi aree metropolitane comunque soffrono un incremento più rapido. Per Demeo, i soldi continuano ad affluire. Fu una tremenda epidemia di furti d'auto a New York e trovammo tantissimi depositi in cui erano abbandonati gli scheletri delle auto. Ma a Demeo non va tutto per il verso giusto. Un'altra unità sta osservando gli incontri della sua squadra al Gemini Lounge. È un gruppo separato, la Task Force Crimine Organizzato del procuratore distrettuale detective Kenny McCabe. Kenny era addetto all'intelligence della procura distrettuale. Conservava tutti i documenti sul crimine organizzato, annotava tutti i funerali, tutti i matrimoni, scriveva appunti e aveva faldoni e faldoni su ogni famiglia. Poi Joe Wendling, John Murphy e Kenny McCabe fanno qualcosa che le potenti autorità giudiziarie hanno tralasciato. Confrontano gli appunti. Convinti che Demeo sia coinvolto negli omicidi, iniziano a sorvegliarlo, ma possono farlo solo fuori servizio. Ciò che non sanno, però, è che Demeo ha appena ricevuto un'importante promozione. Nel 1977, Demeo ottiene quello che ha sempre voluto. Diventa un mafioso a tutti gli effetti ed è formalmente introdotto nella famiglia criminale mafiosa. Ci sono due modi per diventare uomo d'onore: fare soldi o uccidere, e Roy Demeo faceva entrambe le cose. Roy Demeo diventa un cosiddetto uomo d'onore e lavora a tempo pieno per il suo capo, Nino Gaggi. È un grande momento nella vita di Demeo, la realizzazione di un sogno. Demeo e la sua squadra sono esaltati. E con l'esaltazione arrivano altri omicidi.
le cose vanno talmente bene che la squadra accetta lavori saltuari da clienti paganti. È omicidio su commissione e la squadra mette a punto la propria tecnica. Roy decise di espandere il giro di affari con gli omicidi. Ma non uccideva solo nemici, ora uccideva per le famiglie. Accettava il lavoro, invitava la vittima a una festa e non lo vedevi più. Era il suo nuovo business. Il 1979 è un anno importante per gli affari di DeMeo. Per far fronte alle richieste, la squadra commette omicidi e smembramenti in casa. Usano un appartamento sul retro del Gemini Lounge, forti del loro metodo collaudato. Dietro al bar c'era un appartamento affittato da un certo Joseph Guglielmo. Attiravano le vittime sul posto e le facevano entrare. DeMeo colpisce la vittima alla testa, che viene poi fasciata con un asciugamano. Chris Rosenberg gli pugnala il cuore per fermare le pulsazioni. E poi il corpo viene lasciata dissanguarsi. Lo mettevano in una vasca da bagno. Poi tagliavano il corpo a pezzi e li infilavano in sacchi per l'immondizia. Dopo averlo smembrato e fatto dissanguare nella vasca, si sedevano a tavola, ordinavano una pizza e la mangiavano con le mani sporche di sangue. Erano spregevoli. Dopo un po', il processo di smembramento diventa un rituale sadico. Non c'era bisogno di farlo. Era solo una crudeltà gratuita. Di solito i mafiosi non sono così. Perché tirarla tanto per le lunghe quando puoi sparargli in testa e buttarlo nell'oceano? Erano perversi. E DeMeo era uno psicopatico. Nonostante l'assassinio di quasi 100 persone, gli affari di DeMeo vanno sempre meglio. Entra a far parte di un grande piano per esportare auto rubate in Kuwait. Ora è un criminale internazionale. È sottinteso che nel processo spariscono molte persone. Ma il piano garantisce a lui e a Nino immensi profitti. In breve, arrivano centinaia di ordinativi dai loro contatti in Kuwait. Come attività collaterale, DeMeo è sempre più coinvolto anche nel traffico di cocaina. Le droghe sono mal viste da Paul Castellano perché attirano l'attenzione delle autorità giudiziarie. Ma in ogni caso, soprattutto grazie a Chris Rosenberg, gli affari con la cocaina prosperano rapidamente. Nel 1979 Rosenberg va in Florida per ordinare cocaina da un trafficante cubano associato al cartello colombiano. Rosenberg andò in Florida per acquistarne un chilo e loro l'avrebbero consegnato a New York. Al suo rientro a New York, Rosenberg commette un grave errore che avrà terribili conseguenze per DeMeo. I cubani arrivano per consegnare la droga. Arrivarono a New York per vendergli la cocaina. E lui, da imprenditore qual era, pensò: non li pago e li ammazzo. E finì con l'uccidere 4 persone. I boss del cartello sono furiosi per le azioni di Rosenberg. Quando Roy lo scoprì, disse: ora manderanno un esercito e ti ammazzeranno. Poi gli chiese: che nome hai usato? E lui rispose: Chris DeMeo.
Roy disse, mio Dio, la mia famiglia è morta. Faranno fuori tutta la mia famiglia. Gli omicidi di Rosenberg rischiano di scatenare una guerra fra i cubani e il clan dei Gambino. Come risarcimento, i trafficanti chiedono uno scalpo in quella che diventa nota come crisi cubana. De Meo allora decide di offrire un sacrificio. Il suo amico Chris Rosenberg. Decise che Chris doveva morire. Lo pugnalarono, gli spararono. I trafficanti devono sapere che l'accordo è stato rispettato. De Meo non può far sparire il corpo. Ha bisogno della prova. Chris non può essere smembrato. Deve essere lasciato intero per apparire su tutte le prime pagine. Lo lasciano nella sua auto a Floyd Bennett. Gli mettono una 9 mm in mano e poi gli crivellano la macchina di proiettili. E così andò su tutti i giornali. Con Rosenberg morto, De Meo torna agli affari. E resta nelle grazie del boss della famiglia Gambino, Paul Castellano, per il suo talento da specialista. Roy non sarebbe stato ucciso, perché a Paul servivano le sue pistole. De Meo e i suoi uomini erano molto rispettati. E questo accresceva il potere di Paul. Nessuno avrebbe alzato un dito contro di lui. Ecco quant'era importante Roy De Meo per Paul. Ad ogni modo, la crisi cubana lascia un segno su De Meo. La sua paranoia è che i trafficanti vogliano ucciderlo. Questo lo spinge a commettere un grave errore. Scambia un giovane venditore porta a porta per un assassino colombiano. Roy era così nervoso. E quel povero venditore di aspirapolveri che passava dalle parti di Messapica suonò a casa sua per vendergliene uno. Lo inseguirono quasi fino a Long Island. Lo uccisero e sparì. Nonostante l'assassinio in pieno giorno, le forze dell'ordine non hanno indizi. Nessun testimone osa farsi avanti. Ma stavolta il boss della famiglia Gambino, Paul Castellano, inizia a temere che De Meo stia attirando troppa attenzione. Poi, alla fine del 1979, Castellano vuole uccidere due uomini d'onore della sua famiglia, quindi incarica Nino Gaggi e Roy De Meo dell'omicidio. L'ordine dato a Nino Gaggi era uccidili. E Nino si fidava del suo braccio destro, il suo assassino migliore, Roy. Così incontrarono padre e figlio, li fecero entrare in macchina e il padre capì che qualcosa non andava. Un poliziotto fuori servizio assiste agli omicidi e li segue. Un sergente, che rotondava guidando un taxi, vide i lampi degli spari, tornò indietro e ci fu una sparatoria. Nino rimase ferito, Roy fuggì. Ma un omicidio e una sparatoria che coinvolge un poliziotto non possono essere ignorati. Così, finalmente, gli investigatori iniziano a unire i punti tra De Meo e la sua squadra. Tra i furti d'auto e i numerosi omicidi a Canarsie. E tra Nino e il boss Paul Castellano.
Poi, l'FBI ottiene un risultato cruciale. Nel 1980, un doganiere in servizio alle banchine nota un carico di auto destinate al Kuwait. Sembra che le macchine siano state rubate e dotate di nuovi documenti di registrazione. L'intelligence scopre presto un capannone. L'FBI fa irruzione e lo trova pieno di auto rubate, pronte per essere esportate da De Meo in Kuwait. Un'impronta digitale sulla scena li riconduce alla squadra di De Meo. Ti dava l'idea della portata di quel caso. C'era una famiglia mafiosa che non solo vendeva auto rubate a Brooklyn, ma le esportava in un altro paese. Era una cosa senza precedenti. Si trattava di un caso internazionale. Suscitò molto interesse e tutti volevano una fetta della torta. Nel 1982 la pressione su De Meo aumenta. Una nuova task force arriva negli uffici di Foley Square, New York, per occuparsi del caso. È guidata dal procuratore d'assalto Walter Mack. Walter è un procuratore eccellente. Walter Mack è senza dubbio uno dei migliori procuratori che abbia mai conosciuto. Aveva fegato. È stato lui a mettere insieme il caso. Si è buttato a capofitto nel caso con tutto se stesso. Il compito di Mack e far collaborare tutte le agenzie sotto lo stesso tetto. La squadra era formata da investigatori federali, statali e locali. Nella squadra entra anche Joe Wendling. Eravamo entusiasti dell'impegno di Walter e gli strappammo una promessa. Avrebbe seguito il caso fino alla fine. Walter Mack accetta. E ben presto, quello che era cominciato come un grande caso di furti d'auto, si rivela qualcosa di ancora più vasto. Il dipartimento di polizia ce l'aveva presentato come un caso di furti d'auto. Non pensava a un coinvolgimento della mafia. E anche se c'erano dei sospetti, era trattato come un caso di furti d'auto. Quando Mack e il suo team indagano più a fondo, emerge la macchina per omicidi di Roy De Meo. E nel giro di qualche mese, tutti i nostri investigatori, spinti da una forte motivazione e da uno straordinario spirito di squadra, erano convinti che quegli individui si fossero macchiati di crimini davvero abominevoli e cercavano qualche legame che li collegasse tutti. Poco a poco, Mack e il suo team costruiscono il caso contro De Meo e il suo capo, Nino Gaggi. Stavolta sono determinati a non farseli sfuggire. Era un dovere verso le vittime, le madri, i mariti, le mogli, fratelli e sorelle fare giustizia in tutta quella storia. Era questo che ci spingeva. Una tattica che usano è tormentare De Meo, sperando che crolli. Presto riescono a farlo preoccupare seriamente. Una svolta decisiva. Un giorno il telefono squilla. Un nuovo informatore, che si fa chiamare solo Harry, dichiara di sapere tutto sul giro di auto rubate. Harry è Vito Arena, un affiliato della gang di De Meo. Lo portammo a Manhattan una domenica sera, c'era solo il procuratore. Lo facemmo sedere e gli dicemmo di raccontarci tutto sulla ricettazione delle auto e sugli omicidi. Harry
Arena comincia a parlare, lasciandoli impietriti. Vito Arena ci raccontò per 10 giorni ogni omicidio commesso, di come smembravano i corpi. Disse che la parte più facile da tagliare era la testa, che si staccava come il tappo di una penna. Eravamo sconvolti da quel racconto terrificante. Poi ci disse di Roy DeMeo. Per rafforzare la sua credibilità, l'informatore conduce il team a una delle vittime, Joe Scorny. Il suo corpo viene rinvenuto nel punto indicato da Arena, in un barile di cemento sul fondo di un lago. Trovammo il corpo che ormai era uno scheletro. Aveva pantaloni e giacca di jeans e un portafogli in tasca. Dentro c'era il biglietto da visita del suo dentista che ci confermò la sua identità in un'ora. Joe Wendling viene inviato al Gemini Lounge per affrontare DeMeo e offrirgli un accordo, sperando che accetti. Sapevamo che DeMeo era coinvolto in un numero altissimo di omicidi e che quindi sarebbe stato una miniera di informazioni per la polizia. Roy DeMeo non solo rifiuta, ma è lui stesso a offrire un accordo a Joe Wendling. Roy disse: voi altri mi state addosso. Ma perché volete immischiarvi in certe cose? $1,000,000, conto svizzero, intestato a tua moglie. Accetta e ti fai una vita da re. Io gli risposi: presto ti troverò nel cofano di un'auto. Ma vieni con noi e ti salverai la vita. Lui disse: io sono un bravo soldato. Quando la mafia mi chiama, io obbedisco come un bravo soldato. Con il caso sempre più solido e tutte le prove in mano, sembra che sia solo una questione di tempo prima che DeMeo venga processato. Ma un disastro rischia di rovinare tutto. Quando il processo è sempre più vicino, Roy DeMeo scompare. La polizia lo cerca. Gli informatori dicono di averlo visto per strada, paranoico e armato fino ai denti. Poi la polizia riceve una telefonata. Roy DeMeo, l'assassino spietato, viene ritrovato morto nel cofano della sua auto. Aprirono il cofano e dentro c'era Roy legato a un lampadario. E io pensai: che regalo ci hanno fatto. Hanno ucciso l'uomo che gli fruttava una montagna di soldi. L'automobile è abbandonata nel parcheggio del club nautico Varuna a Brooklyn. Roy DeMeo è morto come vissuto, un ratto di strada in posizione fetale nel cofano di un'auto. Non c'è pietà o empatia da parte delle forze dell'ordine, incluso me stesso. La domanda ovvia è: chi è stato? Secondo le autorità giudiziarie, il boss della famiglia Gambino, Paul Castellano, ha un ottimo movente. Roy DeMeo fu ucciso perché Paul Castellano non si fidava più di lui. Si resero conto che ormai era braccato e se lo avessero incarcerato sarebbe diventato un informatore, facendo crollare il loro impero. Castellano fa bene ad avere paura. Nonostante sia morto, DeMeo ha lasciato una scia di prove dannose che rischiano di distruggere la famiglia. Poco dopo, la task force fa irruzione al Gemini Lounge con un mandato di perquisizione. Andammo subito a controllare la stanza da bagno e nelle tubature c'era il sangue. Il sangue non va mai via.
Non è come vedi in televisione. Se si trova nelle tubature, rimane lì per sempre e può essere identificato. Perciò riuscimmo ad associare il sangue alle vittime e a scoprire tutta l'organizzazione. Le prove li conducono al capo di De Meo, nonché scagnozzo di Castellano, Nino Gaggi. Il caso diventa Stati Uniti contro Gaggi. Ma neanche Paul Castellano è al sicuro. Anche lui viene citato in giudizio. Mentre la corte sospende i lavori per 2 settimane a Natale del 1985, Castellano va a cena con un fedele affiliato. Viene ucciso da alcuni sicari. Era tutto combinato. Lo uccisero appena uscito dall'auto. Paul fu ucciso come tributo. Come tributo a tutti noi. Perché avevamo arrestato tutti gli assassini e i soldati. E questo gli permise di uccidere Paul. Senza Castellano, il resto della squadra di De Meo e il loro capo, Nino Gaggi, affrontano il processo per i numerosi omicidi, incluso quello del ladro d'auto, Andrei Katz. Non era un caso improvvisato, messo su in una settimana. Erano anni di indagini, di colloqui con gli informatori, di uomini mandati in Kuwait e del duro lavoro di Walter Mack. Alla fine, il peggiore assassino che la mafia abbia mai prodotto lascia in eredità non solo una famiglia criminale disastrata, ma anche qualcosa di più inquietante. Solo alcuni dei suoi omicidi sono stati risolti. La verità è che non sapremo mai il numero esatto. Roy ha ucciso circa 150 persone. Direi che il numero verosimile è fra i 150 e i 200. Credo che Roy fosse estremamente perverso ed efficiente nel suo lavoro. La gente ci chiamava per sapere della propria figlia scomparsa e noi cercavamo dappertutto, ma non riuscivamo a dare nessuna informazione. Noi dobbiamo dare giustizia alle vittime, ma a volte è difficile riuscirci. Credo che per le famiglie delle vittime sia fondamentale la chiusura del caso. Roy De Meo era un vero e proprio serial killer. Non solo li uccideva, ma smembrava i loro corpi e oltraggiava la loro umanità per sempre. Era un essere umano perverso, se si può chiamare essere umano. Per me non si può. Per aver mancato diverse opportunità di fermare De Meo, le autorità giudiziarie devono assumersi la loro parte di colpa. Le stesse autorità che alla fine però hanno ottenuto un risultato. Ma la domanda rimane: potevano fermarlo prima e trovare le risposte per le famiglie delle vittime?